È stata restituita alla famiglia la salma di Melissa La Rocca, la sedicenne morta a scuola a Salerno all'Istituto Genovesi da Vinci. Sul posto sono intervenuti il PM Maria Benincasa e la squadra mobile della Questura. Accertato che Melissa si sia spenta per cause naturali. Era alla lavagna a fare un esercizio di matematica quando si è sentita male, crollando a terra, inutile ogni tentativo di rianimarla. Ci hanno provato i suoi compagni e la sua insegnante, ora sconvolti per la morte della giovanissima, originaria di San Mango Piemonte. Ragazza studiosa, scusate, una ragazza molto brava in matematica, soprattutto perché ogni volta che veniva a scuola la professoressa facciamo questo esercizio che non ho saputo fare a casa. Sì. Cioè, praticamente questa ragazza è crollata per terra e non si è più rialzata. Voi avete la maniera di spiegarlo ai ragazzi? Io non ce l'ho. E rimane di questa giornata il tempo passato fuori la porta mentre i medici cercavano, e mi è sembrato interminabile, sarà stata una mezz'ora, ma veramente non finiva più, non usciva nessuno da là dentro e noi fuori che avevamo capito che le cose non andavano. E i genitori ancora non c'erano e niente. Per me è stato proprio un momento terribile. Cercheremo di parlare agli studenti perché chiaramente sono molto scossi. La sedicenne era una gran tifosa della Juventus e della Salernitana, che l'ha ricordata con un comunicato di cordoglio. Anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha espresso in una nota la sua vicinanza alla famiglia della giovanissima colpita da questa tragedia inaccettabile.